Salve a tutti. Come promesso, eccovi la seconda parte della griffata sul server di sphx.it. Qui vedrete forse la parte che contiene il maggior numero di atti vandalici. Con una sorpresa alla fine. Preparatevi. Per utilizzare una frase già detta da qualcuno, è arrivato il momento di consegnare questo server a Satana. Visto che la quantità di roba slavizzata e lavata è stata enorme e spesso non protetta, ho velocizzato molto questo video per passare il prima possibile all'atto finale. Buon divertimento. Vai DJ, metti un brano adatto. O Lord of Darkness, Prince of Hell, hear this, thy servant's plea. Send from thy black realm the power that we may do thy will.
Toh guarda. Boulders. Costruire è ciò che amiamo fare. Pensavo che si fosse già arrivati al fondo. Invece scopro con dispiacere che si può ancora scavare. O meglio costruire. Sarà un enorme piacere devastare questo posto. Per prima cosa devo riuscire ad entrare in questa zona protetta. E per riuscirci quel cubo di legno sembra posizionato apposta per invogliarmi a fare un salto carpiato usando la tecnica che avevo descritto nel primo video. Ecco fatto. Sono dentro senza difficoltà e nonostante tutte le vostre protezioni e senza premere il vostro interruttore merdoso. C'è anche il pozzo dei desideri. Butta un oggetto ed esprimi un desiderio. Ma dannati morti di fame. Non sapete più come recuperare blocchetti e ricorrete a questi espedienti da barboni? Per distruggere questo cumulo di letame ho già il mio fidato secchio di lava e il mio piccone. Non mi serve la vostra magia. Datemi solo il tempo di capire come usarli. Non c'è neanche voluto molto. Cari costruttori, dopo il mio arrivo imparerete forse che la porta di casa non va mai lasciata aperta e che le zone dovete proteggerle usando il cervello? Non lo so. Ma per invogliarmi a pensare provvederò ad allagare questi inutili corridoi, bucando il tetto che non avete pensato di proteggere. Ecco fatto. Così imparate. E ora diamo il colpo di grazia a questa fazione. Bel panorama, vero? Questa notte di luna nuova sarà l'ultima che questa ridente cittadina vedrà. Satana è arrivato e trasformerà questa valle di lacrime nella nuova Pompei. Siamo belli in alto. Basterà trovare un punto della montagna non protetto per scaricare sotto una bella secchiata di lave e fare un macello memorabile. Fatto. Non ci resta che il retro. Ma porca puttana. Se scopro lo stronzo che ha piazzato questa trappola gli tiro il collo. E per la seconda volta di fila mi fotto sempre il finale della missione. Non sono riuscito a riprendere il casino epico che si sarebbe creato da lì a poco. La sfiga stavolta mi ha davvero perseguitato. Oh che bello. L'admin che doveva tenere d'occhio il Big Brother finalmente si è svegliato. Metà del loro server è in rovine ma si è svegliato. Ora pian pianino anche gli altri 40 scavatori usciranno dalle braccia di Morfeo e si ritroveranno in un incubo. Vediamo che succede. Ciao Levalker. Benvenuto nel nuovo server, ti piace? Purtroppo causa altri impegni improvvisi non posso trattenermi oltre. Mi dispiace non poter vedere la vostra chat ma vi devo salutare. Purtroppo non sono riuscito a riprendere i dialoghi in game. Ma per consolarci possiamo comunque leggere qualche rosicata iniziando dal mio posto di ringraziamento ad Alodark. E finendo con il gestore del Big Brother del server che è venuto a trovarmi personalmente poco fa. Comunque la cosa è reciproca. Anche voi state facendo pubblicità a me. Il mio primo video ha raggiunto 90 visualizzazioni in una sola giornata. E considerando che la media degli altri griferi inesperti è molto più bassa posso dire che è un buon risultato. Anche gli artisti Creative Commons che pubblicizzerò con questo piccolo passatempo immagino ne saranno contenti. Comunque il mio obiettivo come vi ho già detto sul forum non era distruggervi tutto ma vedervi rosicare un po' e credo di esserci riuscito. Ciao a presto.